formiche. Così minuscole, così insignificanti, eppure rappresentano uno dei più organizzati popoli della Terra. Guardatele come si agitano all'ingresso del formicaio. C'è chi entra e c'è chi esce e tutte hanno il loro da fare. E c'è anche presso l'entrata della città delle formiche la pattuglia di sorveglianza che ha a sua disposizione una specie di misterioso radar col quale esse lanciano messaggi, trasmettono ordini, mobilitano le squadre d'azione. Attenzione, attenzione, tutte le squadre ai posti di lavoro, presto, presto, farsi sotto, presto! Attenzione, preda in vista, passo! Ricevuto, passo! Preda catturata, passo! Vittoria, vittoria! Ora si tratta di mettere al sicuro tutta questa grazia di Dio, ma per trasportarla fino al formicaio occorrono molte braccia, molte zampette e molta fatica. Sono arrivati i soccorsi, è il momento di mettercela tutta. Forza, su! Forza! Dai! Forza! Lungo le gallerie che portano giù nel profondo è un via vai incessante di operaie che trasportano e sistemano le riserve alimentari per tutta la popolazione. Dalla natura le formiche hanno imparato a risparmiare, a depositare nella banca del formicaio il capitale che permetterà loro di sopravvivere quando nebbia e gelo le costringeranno alla forzata inattività invernale. No, siamo fuori strada, la dispensa è in fondo, a sinistra. Di qui si va ad una sala profonda dove vengono custodite le larve che rappresentano le future generazioni. Speciali squadre di balie hanno il compito di somministrare puntualmente i pasti. Così la vita continua e ci si accorge che la natura è davvero la grande maestra. Nel momento del bisogno, chi ha saputo risparmiare trova pronto il necessario, come la piccola industria formica risparmiatrice per legge di natura.